differenziata, arrivano i sacchetti, iniziativa dell'amministrazione comunale di Marsala per agevolare i cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti. Bilancio positivo, il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Trapani questa mattina ha illustrato i risultati delle attività svolte nel 2016. Sospeso l'iter per la centrale elettrica, lo ha disposto l'assessorato regionale territorio e ambiente, quanto emerso ieri nel corso dell'audizione in quarta commissione all'ARS. La festa di primavera, giornata all'insegna della natura e delle bellezze paesaggistiche lungo i sentieri di Monte Cofano. Massima concentrazione, doppia seduta di allenamento per il Trapani Calcio in vista della sfida di sabato contro il Benevento. Il difensore Matteo Legittimo carica la squadra. Bentornati su Telesud per la seconda edizione del nostro TG. Come avete sentito dai titoli, parliamo di rifiuti organici, di raccolta differenziata a Marsala. Gli organici vanno depositati nei sacchetti biodegradabili. Il comune di Marsala li sta acquistando per fornirli alle famiglie. Il servizio. La Sicil Fert di Marsala, il centro di stoccaggio in cui il comune di Marsala conferisce l'organico, accetterà tale tipologia di rifiuto solo se contenuta in sacchetti compostabili. La comunicazione, avvenuta nei giorni scorsi, ha avuto come conseguenza il respingimento da parte dell'impianto di Contrada Maimone di alcuni carichi di organico in quanto non conferito in sacchetti conformi alla relativa normativa comunitaria nazionale attualmente in vigore. Tutto questo ha comportato che gli operatori della Energica Ambiente, società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Marsala, da oltre una settimana segnalano agli utenti l'eventuale uso non idoneo dei sacchetti contenenti l'organico. E i cittadini, costretti ad acquistare gli appositi sacchetti per evitare multe, hanno fatto notare il costo aggiuntivo che tale iniziativa comporta per ogni famiglia. È un fatto sopravvenuto che sta creando disagi e problemi di decoro urbano, sottolinea il vice sindaco Agostino Licari. A breve provvederemo a fornire alle famiglie gli idonei sacchetti, ma intanto chiediamo ai cittadini di fare attenzione nello smaltimento dei rifiuti organici utilizzando sacchetti a norma. Per le famiglie che hanno la disponibilità dei contenitori di colore marrone è in questi che va depositato l'organico contenuto nei sacchetti biodegradabili che corrispondono generalmente ai sacchetti per la spesa distribuiti dai supermercati. Come avete sentito dai titoli, sono stati illustrati questa mattina al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Trapani i risultati delle attività svolte nel 2016. Il servizio. Nel 2016 la Guardia di Finanza ha individuato nel trapanese 90 soggetti che pur svolgendo attività produttive erano completamente sconosciuti al fisco. Sono stati invece 204 i lavoratori in nero irregolari scoperti. Nel settore delle frodi fiscali le fiamme gialle hanno sequestrato disponibilità finanziarie e patrimoniali per il recupero delle imposte base per circa 2,3 milioni di euro e al tempo stesso hanno avanzato proposte di sequestro per complessivi 11,8 milioni di euro. Nell'ambito dell'azione di contrasto alle truffe sui fondi pubblici e all'illegalità nella pubblica amministrazione, i militari della Guardia di Finanza di Trapani hanno scoperto casi di illegittima percezione o richieste di finanziamenti comunali e nazionali per oltre 54 milioni di euro. 4 le persone arrestate, 8 quelle denunciate. Tra le operazioni più importanti, quella denominata Dirty Training, culminata in sequestri e arresti eseguiti dal nucleo di polizia tributaria che ha scoperto frodi per l'ottenimento di erogazioni pubbliche nel settore della formazione professionale. Dai controlli sarebbe emerso che l'associazione ANFE avrebbe percepito contributi pubblici per gli anni 2015 e 2016 per oltre 54 milioni di euro, 33 a carico del bilancio della Regione Siciliana, 21 dall'Unione Europea. Frodi per un importo complessivo di 1,9 milioni di euro, inoltre sono state individuate nel settore previdenziale e ai danni del Sistema Sanitario Nazionale. 348 le persone denunciate all'autorità giudiziaria. Nel 2016 i finanzieri hanno svolto 61 indagini per reati e altri illeciti contro la pubblica amministrazione, denunciando 53 soggetti accusati di abuso d'ufficio, peculato e corruzione. Ma le fiamme gialle sono state impegnate anche nella lotta alla mafia. In questa direzione sono stati sequestrati beni mobili e immobili, aziende, quote societarie e disponibilità finanziarie per un valore di oltre
8,6 milioni di euro. Il valore delle confische invece ammonta ad oltre 1,4 milioni di euro. E ad illustrare i risultati conseguiti dalla Guardia di Finanza di Trapani è stato il comandante provinciale Pasquale Pilerci. Anche nel 2016 la Guardia di Finanza di Trapani e Provincia ha proseguito nel suo impegno costante e determinato nel contrasto al crimine economico finanziario. Abbiamo quindi raggiunto ottimi risultati che ci fanno ben sperare anche per quest'anno, nel quale sicuramente rifonderemo il nostro impegno per fare al massimo il nostro, per compiere al massimo la nostra missione istituzionale, che è quella di appunto di assicurare la legalità economica e finanziaria. I trapanesi evadono. E diciamo, l'evasione è presente nella provincia di Trapani come è presente nelle altre province italiane, quindi abbiamo riscontrato ovviamente anche nel 2015 dei fenomeni evasivi in certi casi anche abbastanza consistenti, ma è un dato che direi si possa collocare nella media nazionale. Un'altra piaga, il lavoro nero. Il lavoro nero anch'esso è un fenomeno diffuso a Trapani come diffuso in altre province italiane. Anche nel 2015 abbiamo scoperto oltre 200 tra lavoratori nero e lavoratori regolari, individuando oltre 100, per la precisione 103 datori di lavoro che hanno appunto utilizzato lavoratori nero o lavoratori irregolari. Quindi è un dato diffuso contro il quale appunto continuiamo a combattere, sperando che di ridurlo il prima possibile. In merito alla mancata o scarsa erogazione idrica dei giorni precedenti, sia nella città che nelle frazioni, il Comune sottolinea che il disagio è stato causato dai furti di rame e al rilancio numero uno degli impianti di Bresciana, avvenuto nella serata di venerdì. L'impianto comunque è stato riparato e riattivato nella mattinata di sabato 18. Ulteriori disagi si sono verificati il lunedì per manutenzioni urgenti ed un pozzo sempre degli impianti di Bresciana. Da domani, salvo ulteriori imprevisti, l'erogazione tornerà alla normalità. Sospeso l'iter amministrativo per un eventuale trasferimento della centrale elettrica a Favignana di servizio. Firmato dall'assessorato regionale territorio ed ambiente, il provvedimento che sospende l'iter amministrativo per un eventuale trasferimento della centrale elettrica a Favignana e la relativa variante urbanistica di competenza del Consiglio Comunale, così come richiesto dal sindaco dell'Ega di Giuseppe Pagoto. E quanto è emerso nel corso dell'audizione in quarta commissione all'ARS. Per il Comune era presente, oltre il sindaco, anche il presidente del Consiglio Comunale, Ignazio Galuppo. Per Pagoto l'audizione in commissione è stata un'altra occasione di confronto fra tutte le posizioni, evidenziando come l'assessore Croce nelle scorse settimane abbia individuato un percorso corretto, auspicando l'istituzione di un tavolo tecnico per individuare la soluzione. Le ipotesi in campo sono il miglioramento e il mantenimento dell'attuale sito, la definizione di un progetto di interconnessione con cavidotto e in ultimo il trasferimento in un altro sito della centrale, sfruttando le nuove tecnologie ed abbattendo le emissioni, facendo ricorso alle fonti alternative. Il sindaco ha assicurato che saranno valutate ed approfondite le ipotesi nell'interesse di tutta la comunità, in considerazione anche delle nuove norme sull'approvvigionamento energetico nelle isole minori e della crescente sensibilità a tali argomenti. Pagoto ha poi fatto sapere di aver ricevuto conferma direttamente dall'amministratore delegato di Terna della loro disponibilità a definire un progetto di cavidotto. Il primo cittadino si è infine detto di come sia importante lavorare su più fronti in accordo con l'assessorato e tutti gli enti preposti per approfondire ogni aspetto tecnico in considerazione anche delle nuove normative e delle nuove strategie sulla produzione dell'energia. Riconoscimenti per la pubblica assistenza, il soccorso e la Polizia Municipale di Trapani. La quarta commissione consiliare, presieduta da Giuseppe Ruggirello, assieme ai consiglieri Franco Ravazza, Domenico Ferrante e Giuseppe Laporta, hanno consegnato delle targhe al responsabile del soccorso Pino Aceto, al comandante della Polizia Municipale di Trapani, Biagio De Lio, e al commissario Cristoforo Daguanno per l'impegno profuso nel progetto Occhio alla Strada. L'iniziativa, promossa dalla quarta commissione, aveva come fine quello di educare i giovani al rispetto delle norme stradali, all'utilizzo del casco anche per chi adopera la bicicletta e all'acquisizione di nozioni di primo soccorso. I volontari del soccorso e il commissario Daguanno hanno illustrato il tutto a 1070 studenti, confrontandosi con loro e con gli 81 docenti accompagnatori.
Dopo 4 mesi di manutenzione, la scuola Maria Montessori di Strasatti a Marsala ha riaperto di nuovo i battenti. Gli alunni sono tornati ieri nell'istituto. Dopo 4 mesi di manutenzione, la scuola elementare Maria Montessori di Strasatti riapre di nuovo i battenti. I lavori erano iniziati lo scorso mese di ottobre, quando alcuni tecnici comunali, dopo aver fatto una verifica nei bagni dell'istituto, hanno constatato che questi presentavano degli intonaci considerati pericolanti e che dovevano mettersi subito al lavoro per evitare catastrofi. Da lì hanno incominciato il trasferimento di una centinaia di bambini nella sede distaccata del 5° circolo didattico. La scuola è stata riaperta ieri alla presenza del dirigente scolastico Agata Lagna, del consigliere comunale Calogero Ferreri, dell'assessore con delega alla pubblica istruzione Anna Maria Angeleri. Quest'ultima è rimasta soddisfatta della fine dei lavori e ha dichiarato che erano necessari per mettere in sicurezza la scuola e soprattutto per evitare pericoli ai bambini. Infine si è scusata con i genitori dei ragazzi per i disagi che sono stati arrecati. Abbiamo un sogno. Pianti, agenzia Angelo Po Grandi Cucine. È un'azienda che si occupa di progettazione e forniture per la ristorazione professionale. Inoltre fornisce assistenza tecnica per tutti i marchi del settore. Presso 3R Impianti trovi anche accessori professionali ed utensileria dei migliori marchi. 3R Impianti, via Madonna di Fatima 104, Casa Santa Erice. Giornata all'insegna della natura e delle bellezze paesaggistiche lungo i sentieri di Monte Cofano, dove è stata organizzata la festa di primavera. All'iniziativa hanno partecipato anche gli studenti di diverse scuole che hanno percorso il sentiero che da Custonaci a Calabucuto arriva fino alla torre della Tonnara di Cofano, costeggiando il litorale e passando da diversi punti come la Grotta del Crocifisso o la Torre di San Giovanni, che faceva parte del sistema difensivo per avvistare l'arrivo dei saraceni dal mare. Ed il punto è davvero strategico, tant'è che dalla sua terrazza si può ammirare un panorama davvero unico tra il Golfo di Bonaggia e quello di Magari. La festa di primavera ha acceso i riflettori sulle bellezze paesaggistiche della riserva di Monte Cofano, che con i suoi sentieri offre davvero diversi spunti per fare trekking, come ricordato dal sindaco di Custonaci, Peppe Biga. Siamo qui alla Torre San Giovanni, nel cuore della riserva di Monte Cofano. Oggi in primavera apriamo di nuovo la riserva e ci sono i servizi gestiti dall'azienda forestale, compreso l'apertura di questa torre. Questa torre per l'occasione è stata strutturata e organizzata sia come punto di osservazione, soprattutto per gli uccelli. E poi all'interno c'è un piccolo museo con delle foto delle specie endemiche della riserva, sia della fauna che della flora. La riserva di Monte Cofano è un posto meraviglioso, una qualificazione naturalistica straordinaria tra le più importanti e più belle della Sicilia. Si trova nel nostro territorio di Custonaci, a 2 passi da Cornino, e stiamo lavorando fortemente per incentivarne la promozione e soprattutto la visitabilità. Grazie a un rapporto di collaborazione fra il Comune di Custonaci e l'azienda forestale funzioneranno anche servizi all'interno della riserva, perché saranno aperte le 2 torri, sia questa da dove parliamo, San Giovanni, sia la torre della Tonnara di Cofano, all'interno della quale c'è pure un museo, e ci sono i servizi per il ristoro dei visitatori. Ci saranno 3 ingressi per la riserva, oltre 2, uno da Cornino e uno dal lato di Frassino Tuono. Ci sarà anche l'ingresso importante al Baglio di Cofano, cioè dire nella zona montana, ingresso che è in prossimità del sentiero che porta al Pizzo di Cofano. Anche il sentiero del Pizzo di Cofano, grazie al CAI che ci sta collaborando, diventerà un sentiero praticabile. Ovviamente si tratta di un sentiero di maggiore difficoltà, ecco perché interverrà il CAI. All'interno della riserva sono già delineati diversi sentieri, la maggioranza dei sentieri sono tutti semplici, molto praticabili, quindi accessibili assolutamente a tutti. Quello più bello probabilmente è quello che fa il periplo di Monte Cofano, tutto quello lungo il mare, che consente tra l'altro di girare tutto attorno alla montagna e ritornare, passando dal Baglio di Cofano e dalla Grotta Mangiapane, e ritornare all'ingresso di Cornino. Poi ci sono gli sentieri più impegnativi, come quelli che salgono al Pizzo di Monte Cofano, ma in ogni caso è facilmente percorribile da tutti.
La banda musicale Città di Paceco si prepara agli eventi quaresimali. Venerdì il gruppo diretto da Claudio Maltese sarà a Palermo per il trasporto dell'Addolorata ai Fornai, la processione del Venerdì Santo più importante della città di Palermo. Il 31 marzo sarà la volta della Scinnuta del Popolo e il 4 aprile la Scinnuta della Madre Pietà dei Massari, con la quale quest'anno si celebrano i 22 anni di unione. Quindi poi i riti della Settimana Santa, che la banda musicale di Paceco aprirà con la processione della Madre Pietà dei Massari e chiuderà la Domenica di Pasqua con il Cristo Risorto. Dal 22 marzo all'8 aprile l'Associazione Amici del Museo Pepoli organizza una serie di incontri sulla tecnica costruttiva dei personaggi che animano la processione del Venerdì Santo. Il servizio prende il via il progetto Sveliamo i misteri, arte, riti e tradizioni, un'iniziativa promossa dall'Associazione Amici del Museo Pepoli con la collaborazione dell'Unione Maestranze di Trapani e del Rettorato della Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. Il progetto consiste in un momento di accoglienza ed in una visita didattica ai sacri gruppi dei misteri rivolti a studenti degli istituti di ogni ordine e grado, ma anche a cittadini e visitatori. L'iniziativa è finalizzata a promuovere la conoscenza del patrimonio storico, artistico, culturale, religioso e tradizionale della città di Trapani, in particolare legato ai riti della Settimana Santa. I partecipanti saranno accolti presso la sede dell'Unione Maestranze da un operatore didattico dell'Associazione Amici del Museo Pepoli, che traccerà la storia e le origini dei riti della Settimana Santa e della processione dei misteri, attraverso l'utilizzo di linguaggi e metodologie differenziate secondo le fasce di età e gli interessi del fruitore. Verrà illustrata la tecnica polimaterica cosiddetta del legno, tela e colla e saranno presi in esame gli aspetti simbolici ed estetici delle sculture. Nella Chiesa del Purgatorio verranno esaminati i singoli gruppi con gli opportuni riferimenti agli episodi descritti nei Vangeli attraverso un'analisi storico-artistica e una lettura iconografica ed iconologica dei personaggi che popolano le scene. Consumer Sicilia, l'associazione per la tutela dei diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti siciliani, apre due nuove sedi. Infatti gli avvocati dell'associazione riceveranno i cittadini in via del Mandorlo a Trapani numero 42 il martedì dalle 16 alle 20, in via Ugo Bassi ai numeri 23-25 il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 18 e il mercoledì dalle 10 alle 12. Venerdì alle 17.30 si terrà all'Accademia Candischi una rievocazione intitolata Zampogna d'Oro a cura dell'Associazione Poeti e Cantori guidata dal presidente e l'avvocato Leonardo Poma. Ci sarà una rievocazione della manifestazione rassegna degli strumenti popolari, premio Zampogna d'Oro, una rievocazione che parte dal 1965 fino al 1999. Quindi vedremo immagini statiche dei vari momenti della manifestazione nei vari anni e poi un filmato che riprende il premio, la manifestazione del 1990 alla Chiesa del Carmine. Quindi rivedremo e avremo il piacere anche di poter ascoltare suonatori di strumenti popolari bravissimi, provenienti dall'Italia e anche dall'estero, alcuni dei quali oggi purtroppo magari non sono più con noi. Quindi è un momento culturale, un momento emozionante, un momento, ecco, di ricordo. Per lo sport, doppia seduta di allenamento per il Trapani Calcio in vista della sfida di sabato sera contro il Benevento. E sul momento della squadra granata ne ha parlato nella prima parte dell'intervista il giornalista sportivo Italo Cucci. Una bella chiacchierata in compagnia di Italo Cucci, che ci è venuto a trovare con la sua felpa bellissima. No, anzi, mi scuso per essermi presentato in questa maniera, però mi serve professionalmente per evitare di spiegare chi sono, no? A quelli che non mi conoscono. Io credo che non ce ne sia bisogno. No, può capitare. E mi scuso invece soprattutto che sono mancato tanto quest'anno. È vero, ci e sei non mancato. Per colpa delle traversie, perché uno dice, ecco, lui va quando vanno bene. No. È che ho avuto veramente una stagione pesantissima di lavoro e finalmente sono qua e ovviamente è bello che coincida in un momento di grande respiro, di grande
voglia di abbattere quel periodo nero che peraltro io mi ricordo che l'ultima volta se ne era parlato, perché spesso e volentieri le grandi imprese di una fine stagione provocano dei danni enormi, non parliamo del Pescara che mentre qui vedi. Ancora voglia di battersi e di avere la voglia di restare e di far qualcosa, lì proprio è passata, nonostante quella ventata di Zeman che è durata una giornata minuti, poi quel 5 90 minuti e basta, e quello lì è stato l'unico momento positivo. Ma quante ne ho viste di queste cose qui, squadre vincere lo scudetto, parlo delle provinciali. Sì. Io feci una volta una cosa che atterrì l'uditorio, perché escluse allora, escluse la Juve, il Milan e l'Inter, tutte le squadre che avevano vinto uno scudetto erano retrocesse o erano fallite. Ecco. Tutte, ti dico la Fiorentina, ti dico la Sampdoria, ti dico il Bologna, ti dico la Lazio, si è salvata la Roma, devo aggiungere, con grande fortuna. Ecco, tanto per dire come spremere il limone, alla fine se tu il limone non lo cambi rimane spremuto, non c'è più niente da fare. Che poi, Italo, ci siamo portati probabilmente adesso col senno di poi, sono passati tanti mesi, abbiamo avuto modo di elaborare tutti, dai tifosi alla società, agli addetti ai lavori, che cosa è stato quel percorso, e molto spesso quando adesso lotti per la salvezza, per mantenere questo patrimonio della Serie B, ti rendi conto che probabilmente quello è stato troppo per noi in quel momento e probabilmente non eravamo, poi non siamo stati capaci di azzerare e ripartire. Ma vedi, una cosa però, io ricordo che quel finale di stagione il protagonista di tutto fu il popolo, il comportamento dei tifosi di Trapani, che ha avuto una eco straordinaria in tutta Italia, e devo dire che, salvo qualche piccolo episodio non ancora chiarito, credo, fra l'altro, sì, la ricchezza del Trapani è rimasta alla sua gente. Perché in altri luoghi un dramma come quello che è stato vissuto qui avrebbe portato sicuramente un malessere profondo. Invece la gente ha continuato a credere, anche perché una società come quella del Trapani è difficile trovarla in giro, dove non ci sono né montature né cadute di spirito tragiche, e c'è quello di dire noi tutto quello che possiamo fare lo facciamo, forse anche qualche errore, vediamo di rimediare. Questo è il momento del grande rimedio che secondo me meriterebbe al Trapani, per una classifica che è ancora da vedere. Se tu guardi quella della Serie A, beh, è da spararsi. No, ma sono quattro mesi che il campionato italiano non gioca più. È vero. Tanto è decisa, fra l'altro, la parte più importante, quella della retrocessione. Mentre la classifica del campionato di Serie B ha ancora dei margini notevoli per andarsi a divertire fino a quando il campionato finirà e avremo i play-out, avremo i play-off. È un momento molto interessante. Oso dire che il campionato di B quest'anno è più serio di quello di A. Oh, questa è una buona notizia. Poi è in via sempre di evoluzione, grazie, a causa delle penalizzazioni, in questo caso c'è un movimento straordinario, clamoroso. Io sono aggiornato costantemente di quello che succede a Pisa, sì, perché il mio amico e collega Zazzaroni si è messo un po' a ricostruire l'ambiente pisano da un certo punto di vista mediatico, eccetera, e ogni giorno sono un po' su e poi dopo vanno giù, salgono e scendono. Gattuso, il quale ogni tanto dice me ne vado, però poi resta, andò va, cioè, voglio dire, non resta. È che può tornare a Cipro, no. Ecco, quindi poi è bello che uno, quando devi combattere lo devi fare fino in fondo, non è che dici siccome l'aria che tira o addirittura speri che qualcuno ti cacci, no. Lì devi stare. Intanto torniamo alla sfida di sabato pomeriggio contro il Bari e ascoltiamo colui che ha segnato il primo gol contro la squadra pugliese, ovvero il difensore Matteo Legittimo. Bisogna ricominciare a pedalare come avevamo fatto all'inizio del girone di ritorno. Peccato per la prestazione di Terni, che è stata un po' sottotono, però in un campionato lungo come la Serie B ci sta una partita storta. Ha battuto Luca Nizzetto la punizione, è stato molto bravo a tagliarla molto bene col sinistro. Il portiere
se l'ha vista lì alla fine, me l'ha respinta in testa e poi ho fatto gol. Dovevamo riscattare la prova di Terni, cui non è andata bene. È chiaro che con queste squadre, se non parti forte, ti vengono ad aggredire loro e va in difficoltà. Siamo stati molto bravi a creare subito delle occasioni ed andare in vantaggio e poi a trovare il secondo e il terzo con quello giallo. È chiaro che bisogna dare continuità a queste partite, altrimenti non si è fatto nulla. Partendo da sabato a Benevento sappiamo di affrontare un'altra grande squadra e cercheremo di portare via i punti a casa. È stata una settimana normale, tra virgolette, perché come ho detto prima sapevamo dell'importanza della gara che andavamo ad affrontare quest'oggi. È chiaro, come ho detto prima, che in un campionato lungo come la Serie B ci sta una partita storta come a Terni. Peccato, perché proprio a Terni non doveva esserci, però ci siamo riscattati alla grande. Benevento è un campo, una squadra importante che sta vivendo un momento di difficoltà, però di fronte troveranno un Trapani agguerrito che vuole dare continuità alla prestazione di oggi. Continua il percorso di qualificazione per i campionati italiani 2017 delle arti marziali, che ha visto il suo battesimo nazionale a Trapani con la tappa della maratona italiana organizzata dal presidente regionale per la Sicilia, Cesare Belluardo. Si è svolta la seconda fase della qualificazione per il girone Sud Italia Catanzaro con la partecipazione di ben 12 team siciliani, tra i quali la SD Team Sicilia di Trapani, che ha schierato per l'occasione 6 atleti che si possono considerare quasi sicuramente qualificati per la finale nazionale che si svolgerà a Rimini il prossimo mese di giugno. E chiudiamo con gli appuntamenti. Questa sera per De Politicum si entra nel pieno dell'attività politica con le polemiche tra il Partito Socialista e il Partito Democratico e con loro la posizione di Uniti per il Futuro. Fare i puntati su Erice con ospiti in studio Massimo Zaccarini, portavoce provinciale del PSI, Francesco Brillante, segretario comunale del PD Trapani e Riccardo Saluto, presidente di Uniti per il Futuro. Appuntamento questa sera alle 21 anche sulla nostra pagina Facebook della trasmissione De Politicum. Ed è tutto, grazie per averci seguito, il prossimo appuntamento con la seconda edizione del nostro TG alle 14.20, arrivederci. Thank you.